Bentornati alla puntata numero 10 di Numeri da Circo, con me Nicolo Schira. Sì Luca, dai, allora ti vedo bello, bello in forma, bello carico per questa puntata. Stiamo andando forte, sempre più video che stanno arrivando in maniera incessante, ormai stiamo facendo veramente il pieno, però magari ci sarà un'altra edizione perché non è che possiamo fare 100 puntate, quindi no, certo. Si entra nella fase clou. Chi c'è? Questa volta c'è Lorenzo Parizzi, 15 anni, lui attenzione, è un giocatore vero, è giovanissimo, un giocatore vero. Ho visto che ha giocato in qualche squadra professionistica lombarda, è lui? Esatto, da Sesto San Giovanni, infatti ha giocato nella Pro Sesto, 3 anni al Monza e attenzione perché adesso è all'Ecco. Serie B, occhio. Attenzione perché loro in B stanno facendo bene e anche lui chissà che magari non possa diventare conosciuto. Vediamo il video. E apriamo questa puntata con una prodezza balistica su calcio di punizione, il destro fatato da parte di Lorenzo Panizzi, 15 anni, da Sesto San Giovanni, giocava nella Pro Sesto e adesso è all'Ecco, il piedino vellutato. Un nome da ricordare, Nico? Eh sì, assolutamente, ragazzo Nico, giovane. Dov'è la mia cartellina? Scusi, chi è lei? Abbiamo una persona in più, mi sa che non era prevista. Scusi, lei chi è? Questo è un format. Io sono Luca Tolentino. Per due persone. Sì. Scusate. Vabbè, dai, proseguiamo perché non è che possiamo veramente. Sì, cioè, poi dopo parliamo con studio. La regia perché io questa cosa non l'ho mai vista. Vabbè. Chi c'è? Allora, abbiamo Edoardo Bonandrini, 19 anni. Abbiamo ragazzi giovanissimi che fanno queste cose davvero promettenti. Che fa lui? E lui invece è uno studente e adora il calcio, è proprio il suo hobby. D'altronde, numeri da circo. Se adoravano il tennis, non andavano bene. Vediamo. Proseguiamo la nostra carrellata di protagonisti in questa puntata con un altro baby talento, Edoardo Bonandrini, 19 anni, studente, grande appassionato di calcio e di Netflix. Anche lui si esibisce in un piazzato di pregevole fattura. Grandi specialisti dei calci piazzati. E il livello è sempre molto alto, quindi ovviamente tanti partecipanti, tanta qualità. Cresciamo di livello e cresciamo anche di età, perché qui dobbiamo vedere anche un po' di millennial come noi. Aperti a tutti, e qui bambini, adolescenti, ragazzi, uomini, anziani. Scarsi come me. Anziani, c'è spazio per tutti, quindi approfittatene perché c'è in cantiere, mi dicono dalla regia, dalla produzione, una terza edizione, magari in primavera, estate, di Numeri da Circo. Esatto, ci saremo sempre Non voglio spoilerare nulla. Mentre noi cerchiamo di non spoilerare, però mandiamo il video di Federico Lentini che ha 28 anni. Da dove? Da Carlentini. Oggi siamo andati a pescare tutti i tiratori specialisti di calci piazzati. Questo era un sinistro alla Sinisa Mihajlovic dei tempi d'oro, pallone che si infila all'incrocio per Federico Lentini, 28 anni, libero professionista. Rieccoci Nico, come ti sembra? Dici, abbiamo dei talenti? No, scusate, com'è che hai detto che ti chiami tu? Luca Tolentino. Anch'io? Questo era un altro format, era Numeri da Circo, com'è? Caramba, che sorpresa! Indovina chi? Strano amore. Sono d'accordo, ma servo? No, siamo già in due. Possiamo proseguire? Ci sono due posti. Avete ragione. Vedo due postazioni. Avete ragione. Due persone. Ma non lo so, regia, vogliamo aggiungere un divano qui invece? Non so, fa un due po'. Posti. Cioè, non è che è un format destinato a 40 persone, se no apriamo le gabbie, c'è spazio per esatto, tutti. Esatto, quindi chiudiamo, chiudiamo perché c'è l'ultimo partecipante. Un talento ancora più giovane del primo, Gabriele Muscianese. Vediamo che cosa ha da farci vedere. Anche lui è uno studente ed è appassionato di freestyle, quindi vediamo attenzione. Vediamo se c'è qualche giocata spumeggiante. E infine chiudiamo, adesso cambiamo un po' genere, perché dopo tante punizioni passiamo al freestyle con Gabriele Muscianese da Reggio Calabria, veramente un piccolo baby talento, appena 14 anni, lo vediamo esibirsi insomma in palleggi decisamente scoppiettanti. Lui ci manda sempre dei video di freestyle, si vede che è allenato, che dici? Sì, direi di sì, altro candidato autorevole, ma insomma il livello si è alzato molto in questi mesi, quindi che dire, ci vediamo alla prossima, sperando ovviamente che ci sia un po' meno trambusto e non ci siano presenze fastidiose o speriamo incursioni che non ci siano a sorpresa incomodi. Esatto, all'interno del programma. Ciao a tutti, alla prossima.